E noi andiamo in Vaticano perché Papa Francesco oggi ha ricevuto le famiglie dei rifugiati. Il pontefice ha indicato i corridoi umanitari come risposta al dramma dei naufragi. Ignazio Ingrao. Quel naufragio non doveva avvenire, mai più tragedie come quella di Cutro, dice Papa Francesco. Il Mediterraneo si è convertito in un cimitero. È duro questo, no? Ma c'è un'alternativa agli scafisti, i corridoi umanitari. Sono oltre 6.000 i rifugiati che dal 2016 sono arrivati in Europa per questa via, accolti da comunità di Sant'Egidio, Caritas, CEI, chiese evangeliche e altre associazioni. In particolare vorrei ricordare quanti sono passati attraverso i campi di detenzione in Libia, i lager libiani, terribile. Le lacrime di Meskerem, fuggita dall'Eritrea e rinchiusa per 10 anni in un lager libico, violentata e derubata. I corridoi umanitari l'hanno salvata. Il Papa ringrazia l'impegno del governo italiano. In Aula Nervi ci sono anche tanti profughi ucraini. L'accoglienza è il primo passo per la pace. Mahfoud è fuggito dalla Siria. Per me i corridoi umanitari sono l'unica speranza, l'unica luce. Così anche Zora si è salvata dalla violenza in Afghanistan. Avevo tanti sogni e tanti progetti per il mio futuro, ma con l'arrivo dei talebani non potevo fare niente. Il sorriso di Nicolas col suo bambino, arrivati dal Congo con un corridoio umanitario. Questa, dice Bergoglio, è la strada da percorrere, fatta di legalità e dignità.